suonano. Uno dice pronto, pronto e quelli attaccano. Beh, niente. È stato tutta colpa di Fellini. Ebbi l'occasione di vedere la strada. Ero già abbastanza avanti sia con gli anni che con il mio lavoro di danza in una compagnia internazionale e dopo aver visto la strada ho lasciato la compagnia e mi sono trasferita a Roma proprio col desiderio prima di tutto di incontrare Fellini. Mi ricordo che mi mise una mano sulla testa, io ero andata dal parrucchiere, mi ero fatta pettinare nel mio meglio e lui mi mise la mano in testa in un modo molto così gioviale, affettuoso, allegro. Ma insomma, dove sono i signori? Non lo so, madame, sono usciti. Usciti? Come usciti? Sì, li ho visti uscire di corsa dal giardino. Improvvisamente si sono aperte delle parti che avevano bisogno di essere scoperte. Ma come ti sei conciata? Per questa pettinatura che si chiama schiaffo, sono stata 2 ore dal parrucchiere. Va bene? Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Con Paolo Villaggio c'è stato un incontro molto sportivo, diciamo così, in quanto lui mi disse subito che noi eravamo dei specie di cartoni animati e che non bisognava avere delle veleità di bellezza e era molto interessante perché sotto questo aspetto così di clown c'era con lui un rapporto di intimità, di possibilità di andare oltre a queste caricature che sono dei personaggi straordinari e che rimangono nella storia. Ho già deciso, Ugo. Resto con te perché ti stimo moltissimo. Sì, ma amare no. Il personaggio di Pina mi ci sono affezionata perché nonostante che sono stata piano piano immessa in un cosiddetto cliché, mi ha sempre appagato il fatto di poter giocare con questo personaggio. Ugo! Ma è Mariangela, Ugo, nostra figlia. Attento, ho già separato il letto! Io purtroppo non ho avuto figli e per me la possibilità di fare questo lavoro sono come dei figli a un certo punto che seguo, che nutro e che mi incantano e che mi danno anche la possibilità di fantasticare. Diventa il senso della vita. Cosa c'è che non va nella sua vita, signor Demi? Nothing. I'm desperately happy.